Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati ad un nuovo video, il quarto giorno di questo viaggio a Santo Stefano d'Aveto. Purtroppo, come le previsioni annunciavano, c'è stato un drastico crollo delle temperature, ci siamo svegliati con qualcosa tipo 14 gradi, nebbia e pioggia. Per fortuna adesso è metà mattinata, per fortuna la pioggia ha smesso, anche se era prevista pioggia purtroppo fin verso l'una alle due, quindi pare che riusciamo ancora ad andare a fare un giro da queste parti e vedere ancora qualche zona nuova magari del paese che non abbiamo ancora visto. La nebbia agli irticolli piovviginando sale e sotto il maestrale urla e scorreggia al mare. Purtroppo i programmi che ci siamo preposti per questa mattina, e cioè quella di partire, andare a esplorare ancora alcune zone di Santo Stefano d'Aveto, non riusciamo a fare nulla, non possiamo muoverci perché prima sembrava che non piovesse, adesso ha ricominciato. Piove poco, però qualcosa piove. Quindi, più che aspettare al bar, all'aperto, sotto questo bellissimo tetto in legno, speriamo soltanto nel pomeriggio. Nel pomeriggio dovrebbe, secondo il meteo, dopo pranzo, incominciare a fare un tempo sempre nuvolo, ma non dovrebbe piovere. Nel frattempo però abbiamo una pioggia che non finisce più. Che schifo! Vediamo se riusciamo a scoprire la casa sul poggio, che è un bed breakfast molto valido qua della zona, tra l'altro anche con piscina, che avevamo cercato, ma ho anche cercato di chiedere se per caso avevano delle camere, ma non avevano un Cristo. Vediamo, dovrebbe essere su di qua, Posto splendido, guardate che roba. No, sarà sul di qua di sicuro. Allora, qui c'è un pallone con un qualcosa dentro che potrebbe essere una piscina, non lo so. Poi i cartelli davano di qua. Ed ecco a voi la casa sul poggio. Guardate, tutti i cucciolotti di Golden Retriever. Infatti, guardate qua la casa sul poggio, guardate che meraviglia. Questo qui è il famoso bed breakfast, dove tra l'altro dovrebbe anche esserci una piscina. Non so dove, da qualche parte nascosta, ma c'è. Guardate che meraviglia. Guardate che spettacolo di giardino qua. La casa sul poggio, guardate che roba, un sogno, guardate che roba. Ed eccoci qua che stiamo entrando nella casa sul poggio. In teoria dovrebbero anche vendere prodotti tipici locali, andiamo a curiosare. No,
che io ho passato. È stupido. Ma va a cagare, va ti. Cristo. Volevi la piscina? Sì, 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 sì. No, ma contento, no? La casa sul poggio, ragazzi, una roba da sogno, spettacolo. Praticamente poggia su una cima di una collinetta con tutto un prato allucinante. Non abbiamo visto la piscina, ma un posto veramente spettacolare. Nel frattempo, non so se avete notato, ma il tempo si è aperto. Oddio, là dietro, adesso voi non potete vedere, ma dietro là la camera c'è tutta una zona completamente nera. Giù di là invece il tempo è decisamente più bello. Comunque, diciamo, nel complesso molto molto meglio del previsto, eh? Molto meglio di quello che era previsto a livello di previsioni meteo. Vabbè, la temperatura si è anche alzata. Adesso mi piacerebbe scoprire dov'è la Soldanella, vediamo se riusciamo a trovarla, eh? Un altro posto molto bello di Santo Stefano d'Aveto è la Soldanella, eh? Vediamo se lo troviamo. Santo Stefano d'Aveto, che abbiamo ripreso l'altro ieri sera in notturna, e adesso avete una panoramica del paese col castello in sottofondo diurna. Però guardate da sopra in alto che cielo plumbeo e grigio, guardate che roba allucinante. Ok, allora dopo aver sperimentato ancora le ultime zone di Santo Stefano d'Aveto, ci spostiamo di pochi chilometri verso Rezzo Aglio a sperimentare Rezzo Aglio e, se riusciamo, anche il Lago delle Lame, che ci hanno consigliato, che è un posto molto bello. Ed eccoci arrivati a una nuova interessante destinazione, e cioè il Lago delle Lame. Ed ecco il Lago delle Lame. E proprio da questa zona parte un sentiero in direzione Lame Blocco. Proviamo poi a esplorare qua dentro cosa c'è. Questo gabbiotto qui, delle asce, guardate che roba, asce, poi c'è un cesto qui, dei forconi, dei rastrelli, vedete? Bello però qua, eh? Spettacolo, veramente una meraviglia. Proviamo a prendere pezzo su per questo sentiero in mezzo a una pineta fantastica, sembrano quasi i boschi della Svizzera o del sud della Germania, senza però allontanarci troppo, perché come al solito adesso un mezzo sole è uscito, ma le previsioni danno sempre pioggia, quindi bisogna sempre fare attenzione. Camilla, basta! Cristo, eh? Milla? Posto veramente valido, ragazzi, fresco oltretutto,
continua a reggere il tempo, fa sempre fresco ma non piove per fortuna, di conseguenza ci consente ancora di esplorare questa zona spettacolare. Bene ragazzi, ed eccoci arrivati al paese di Rezzoaglio. Pausa, ristoro a Rezzoaglio. Ok, abbiamo fatto il viaggio di ritorno, 3 ore di macchina, ci siamo fermati in una splendida pizzeria, o meglio ristorante pizzeria, in un dehors fantastico, a mangiare una buona pizza come chiusura del quarto giorno di questo splendido soggiorno a Santo Stefano da Vetro. Bene ragazzi, siamo arrivati dunque alla conclusione di questa documentazione del paese di Santo Stefano da Vetro. Il video si conclude volendo fare un piccolo commento ancora sul luogo. Come potete avuto modo di vedere, è un paesino molto tranquillo, indicato sicuramente per un breve soggiorno di riposo. 4 giorni sono grosso modo l'ideale, perché è quello che consente praticamente di vedere tutto quello che c'è da vedere, magari anche un giorno in più non sarebbe stato male. Il paesino non offre chissà che folli divertimenti, perché non c'è nulla di particolarmente attrattivo da un punto di vista turistico, ma c'è tutto quello che serve per godersi un soggiorno in riposo, in natura. Ci sono tanti bei sentieri, si può andare volendo anche d'inverno, ci sono degli impianti di risalita sciistici. Per l'estate chiaramente consigliabile portare tutti i tipi di abbigliamento come abbiamo fatto noi, perché può fare caldo, può arrivare tranquillamente anche a 30 gradi, ma può arrivare anche a fare come ha fatto l'ultimo giorno, appunto domenica, dove la mattina c'era trizze, crote, quindi praticamente temperature decisamente fresche. Per quello che riguarda i posti, ci sono 2 o 3 alberghetti interessanti. Il posto, il luogo che mi sento di consigliarvi maggiormente senza dubbio è la Casa sul Poggio. La Casa sul Poggio in realtà non è un hotel, è un agriturismo tipo Brefas, dove danno soltanto dormiglio con prima colazione, non esiste la mezza pensione, ma è il posto senza dubbio più bello, perché sulla cima del paese, vedete il paese dall'alto, è un giardino splendido, una casa veramente fantastica, c'è anche la piscina e mi pare che facciano anche allevamento di Golden Retriever, non vorrei però dirvi una stronzata. E per quello che riguarda invece dove siamo stati noi, il Groppo Rosso è un hotel, direi, discreto, niente di particolare. In realtà non l'abbiamo scelto noi perché purtroppo è rimasto l'unico ad avere la disponibilità di camere. Abbiamo scelto poi la mezza pensione, è soltanto un 2 stelle, direi che un 2 stelle grazioso, carino. Ecco, una cosa va detta: non è proprio il massimo dal punto di vista del comfort. Allora, il mangiare è, direi, discreto, niente di speciale. Se siete amanti dei pasti forti, là non è che proprio vi sfamate, perché vi danno un po' quello che vogliono, ci sono 2 o 3 cose da scegliere. Bon. Per quello che riguarda le stanze, direi piccole, la camera veramente molto piccola, con tutti i problemi annessi e connessi, pensiate soltanto a piedi e scorregge e quant'altro. Il cesso, tra l'altro, volevo ancora farvelo vedere, è un qualcosa di allucinante, ci sarà neanche 20 cm dalla vasca al cagatoio, di conseguenza per muoversi nel cesso bisogna fare i contorsionisti. La mezza pensione costa 100 euro, dormiglio con prima colazione costa 75 euro. La Casa sul Poggio invece, se per caso vi interessa, un consiglio che ci ha detto la padrona stessa: prenotare febbraio, massimo marzo per luglio. Quindi vedete un attimino, noi siamo arrivati in ritardo e quindi abbiamo dovuto accontentarci.
Molto bene ragazzi, allora se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel pollicione verso l'alto, iscrivetevi al canale nel caso in cui non l'aveste ancora fatto attivando la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video che pubblicherò sul canale. Condividete il video, commentate il video ragazzi, alla prossima, ciao!